Stecca il Napoli all'esordio allo Stadio Adriatico di fronte ad un Pescara che alla fine può anche recriminare per due punti persi. Il doppio vantaggio con cui gli abruzzesi hanno chiuso il primo tempo non è bastato per portare a casa un successo che sarebbe stato clamoroso ma per nulla immeritato per quello che si era visto in campo nella prima ora di gioco. Per la squadra di Maurizio Sarri, orfana di Higuain, un avvio non esaltante con Mertens che nella ripresa evita una clamorosa sconfitta. Si comincia dinanzi a spalti quasi gremiti, qualche vuoto solo nella curva ospite. In campo il Pescara è lo stesso della gara con il Frosinone, con Caprari unica punta di ruolo e Coda Gyomber al centro della difesa. Gli azzurri giocano come previsto con Gabbiadini punta centrale e Milik in panchina. Sul fronte offensivo c'è anche Lorenzo Insigne, ex biancazzurro proprio come Sarri. L'avvio è come da copione di Marca Partenopea. I ragazzi di Massimoddo prendono coraggio e così al nono Ben Ali sul filo del fuorigioco riceve palla da Verre davanti a Reina, non sbaglia mettendo il pallone in rete per il meritato vantaggio. I padroni di casa non mollano e qualche istante dopo è Biraghi a chiamare ad una parata strepitosa all'estremo campano. Sarri si dispera dalla panchina con i suoi ragazzi che si scuotono e che all'undicesimo si rendono nuovamente pericolosi con Calleion che sfiora il pari. I campani che non si aspettavano questo avvio degli abruzzesi barcollano. Amsic cerca di prendere per mano la squadra ma i reparti appaiono scollati. I partenopei fanno poco e si rivedono però al 24esimo con un tiro di poco alto di Valdifiori dai 30 metri, ma il Pescara disegnato da tecnico biancazzurro è più che mai cinico e così al 35esimo arriva il raddoppio con Zampano che si invola sulla destra e mette a centro area per Caprari che fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei quasi 20.000 tifosi presenti sugli spalti. La ripresa si apre con il Napoli all'assalto e con Sarri che manda all'ottavo minuto in campo Milik, Mertens per Gabbiadini ed Insigne. Cambia così l'attacco e così cambia anche il punteggio che vede segnare al 15esimo proprio Mertens il gol del 2-1. Passano pochi minuti al 18esimo, Mertens approfitta di una bambola di Coda segnando il gol del 2-2. Il Napoli continua a premere ma non concretizza le azioni. Il finale di gara vede così il copione già scritto con gli ultimi attacchi degli ospiti ed il Pescara a difendere il meritato 2-2. Dico sempre che a prescindere non firmo mai per un pareggio perché il calcio è uno sport, nello sport non si va in campo per pareggiare o per perdere, si va per vincere, quindi una squadra deve fare di tutto per fare il massimo e per poter raggiungere una vittoria, poi a volte ci si riesce, a volte no. Oggi ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, mettendo in grande difficoltà il Napoli, giocando con coraggio, quella che è sempre stata la nostra prerogativa. Poi nel secondo tempo la prima cosa che ho detto ai ragazzi fra il primo e il secondo tempo è non tiriamoci indietro, continuiamo a fare la partita, però poi ahimè ci sono anche le altre squadre davanti e oggi l'altra squadra era il Napoli, non potevamo avere una condizione del 100% ovviamente perché siamo inizio campionato, la gamba è venuta un po' meno, la tensione nervosa di tanti dei miei ragazzi era comprensibile, molti all'esordio in Serie A, quindi un grande spreco di energie e la qualità del Napoli ha fatto sì che ci siamo abbassati, ma è inevitabile, ci mancherebbe, saremmo stati dei fenomeni per fare 90 minuti così, però ci tengo a dire che ci siamo abbassati sì, ma ci siamo difesi con grandissimo ordine, lo abbiamo fatto molto molto bene. Abbiamo sbagliato nel primo gol dove c'è stato un errore, poca aggressività, mentre nel secondo è un errore che ci sta nel calcio, un liscio è venuto fuori. Quello è il rammarico, però per il resto ricordo un'altra parata di Bizzarri, ma abbiamo contenuto molto bene una squadra che è molto forte. Ma la società sa quello che serve, oggi abbiamo concluso due trattative, quella della punta Baebek e ci ha raggiunto anche Pepe che ci darà una grossa mano perché è un giocatore che fa... Non lo sapevate? Ve lo dico io. Pepe, abbiamo messo un po' di piccante nella squadra. Soddisfatto direi di questa partita, un grande Pescara per 60 minuti.
del assolutamente peccato. Soddisfatto, come non essere soddisfatto di una prova così importante da parte di questi ragazzi che hanno fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una grandissima squadra. Prima della partita avevo detto al mister che mi giocavo il 3-0 per noi, quindi avevo sbagliato di poco perché potevamo farlo il 3-0 già nel primo tempo, però al di là delle battute o delle cose, delle sensazioni personali, una partita così penso che sia da incorniciare, perché è fatta da un gruppo di ragazzotti che, al cospetto di una squadra che è arrivata seconda in campionato, che si giocherà la Champions, facendo veramente i 60 minuti, anche 65, ad altissimi livelli. La situazione centravanti, oggi è arrivato anche Buyback da Parigi, quindi diciamo che siamo già a buon punto, perché poi noi parliamo sempre di quelli che mancano, ma a vedere una squadra così, poi dobbiamo pure capire dove li facciamo giocare quelli che arrivano, perché ne giocano in 11 e abbiamo anche qualche giocatore fuori ancora, e quindi abbiamo Muric che è arrivato, che in questa settimana verrà tesserato. Abbiamo già tanti giocatori, dobbiamo fare quelli che servono, non per portare numero. Grassi ne ha parlato col Napoli oggi? Ma Grassi ne ho parlato già qualche giorno fa. Su Grassi ci sono tante attenzioni di squadre anche più importanti del Pescara, il giocatore poi deciderà dove andare. Vedete, lo spot di questa sera serve anche a questo, no? Una partita così come questa, se oggi avessimo fatto una partita prendendo 5 gol dal Napoli, probabilmente anche i giocatori che devono venire a Pescara ci pensano 4 volte. Invece vedere una squadra così, che gioca molto bene, che ha giocato ad armi pari con il Napoli, probabilmente fa venire l'acquolina in bocca anche a chi deve venirci a Pescara.